Amiche e amici di Termoli Online, dopo oltre 4 mesi termina questa stagione di Questo è se vi piace. Riprenderò magari con un altro format in autunno. E visto che mi occupo spesso di contenuti sui social, dove capita di trovare anche qualcosa di bello, voglio concludere con la storia che sto per leggere. Non so se sia un fatto realmente accaduto, ma mi piace pensare di sì. Ve la leggo. Un giovane porta suo padre in un ristorante per godersi una deliziosa cena. Suo padre era già abbastanza anziano e quindi anche un po' debole. Mentre mangiava, un po' di cibo gli cadeva ogni tanto sulla camicia e sui pantaloni. Gli altri commensali osservavano l'anziano con un'espressione di pietà, ma suo figlio rimaneva nella calma più totale. Una volta che entrambi ebbero finito di mangiare, il figlio, senza mostrarsi nemmeno lontanamente imbarazzato, aiutò con amorevole tranquillità il padre e lo accompagnò in bagno. Pulì degli avanzi di cibo sul suo viso e cercò di togliere le macchie dai suoi vestiti. Pettinò con cura i suoi capelli grigi e infine sistemò gli occhiali. All'uscita dal bagno un silenzio profondo regnava nel ristorante. Tutti si sentivano un po' imbarazzati, qualcuno anche a disagio dinanzi alle scene viste. Il figlio, tranquillo, pagò il conto, ma prima di uscire dal ristorante un uomo, anch'egli anziano, si alzò e gli chiese: «Non ti sembra di aver lasciato qualcosa qui?» Il giovane rispose: «No, non ho lasciato nulla». Allora lo sconosciuto gli disse: «Sì, hai lasciato qualcosa, hai lasciato qui una lezione per ogni figlio e una speranza per ogni genitore». L'intero ristorante era così silenzioso che si poteva sentire uno spillo cadere. Uno dei più grandi onori che esistano è quello di potersi prendere cura di quegli anziani, i genitori, che infinite volte si sono presi cura di noi. I nostri genitori e tutti quegli anziani che hanno donato la loro vita con tutto il loro tempo, denaro e sforzo per noi meritano il massimo rispetto e cura. A loro tutti auguro una buona estate.